Benvenuti in questo video, sono Gio95 e questo è Rise of Kingdoms. Allora, praticamente ho iniziato una registrazione prima e si è interrotta per mancanza di connessione, quindi devo rifare. Per fortuna avevo fatto poco perché avevo semplicemente mandato il mio farmer a prendere la pietra, così quando ne prende almeno 7500, cosa che ha già fatto, potrei richiamarlo. Potrei richiamarlo perché tanto ha fatto quello che doveva fare. Deve prendere almeno 7500 per fare la missione. Adesso appena arriva ve lo faccio vedere. Ecco, vedete la missione qua del catalogo missioni. Perfetto, ora dobbiamo solo articoli, ok. Dobbiamo solamente usare due incrementi e poi siamo a posto. Qui usiamo questo da 8 ore e questo da 8 ore. Ok, perfetto. Poi andiamo a prendere le gemme e la chiave. E vabbè, anche i pomi, ma vabbè, quelli sono scontati. Ok, 100 gemme, perfetto. 22.148 gemme. Vedete che le mie gemme stanno salendo. Non vi sto nascondendo le mie risorse perché io non ho mai shoppato, quindi non ho bisogno di nascondermi le risorse. A parte che se dovessi nasconderle non saprei neanche da dove partire, quindi nel dubbio non lo faccio, non vado a nascondere le cose perché tanto non avrebbe senso. Forziere magico, teletrasporto casuale. Ok, poi vi faccio vedere i miei progressi. Allora, naturalmente vi dico che arriveremo fino a un certo punto, insomma, che fino a dove sarà possibile, poi dopo magari gli episodi diventeranno un po' più noiosi, ma vi caricherò continuamente la serie in modo da portarvi i progressi che sto facendo, anche se sono pochi, se sono pochissimi, cioè se proprio sono pochissimi anche quelle, devo comunque continuare a portarvi questa serie, perché questa serie, questo gioco mi piace, quindi ha senso che lo stia portando. E seconda cosa, cioè mi piace fare i progressi, quindi questo gioco permette di fare i progressi, anche se non tutto al massimo, perché appunto per potenziare il castello servono tanti libri. E i libri o si fanno con le gemme o si fanno con i forti barbari. E in questo momento li sto facendo con i forti barbari, perché appunto cioè devo fare i forti barbari per prendere più libri possibili, in modo da dover utilizzare meno gemme possibili quando arriverò al momento giusto. Ovviamente non le userò appena mi serviranno, perché appunto sto cercando di livellare. Adesso ho il castello al 6. Nello scorso episodio ce l'avevo al 5, adesso ce l'ho al 6 e posso portarlo al 7, ma lo vedrete nel prossimo episodio al 7, quindi non ve lo farò vedere adesso perché tanto devo potenziare l'edificio giorno e l'edificio di giornaliero l'ho potenziato. E quindi adesso basta, adesso manca solo il castello da portare al 7 e poi il muro da portare a 9, la torre di vedetta a 9 e poi infine il municipio da portare a 10 e passeremo all'età del ferro. L'età del ferro, sì, l'età del ferro. La terza età di questo gioco, che è appunto l'età del ferro. Dovrebbe essere 5 o 6 l'età di varie tipologie, appunto. Vabbè, raccogliamo l'esercito. Adesso vi faccio vedere anche il mio esercito, vi faccio vedere i miei eroi, i miei comandanti che sto utilizzando. Adesso qui mettiamo spadaccini, facciamo arcieri, facciamo la cavalleria leggera e facciamo l'arcobaleno. Perfetto, adesso vi faccio vedere il mio esercito. Il mio esercito è questo qua. Ho tante truppe verdi perché sto trasformando tutte le truppe bianche in verdi e quindi adesso ne ho tante. Tutte praticamente verdi, quindi cioè questo qua, vedete le cose bianche stanno passando al verde, quindi sto livellando pian piano tutte le cose ovviamente. Adesso torno indietro, vedete ho 654.951 di potenza. Adesso se noi andiamo nell'alleanza, vedete che c'è già un forte barbaro in attività di livello 3 e io mi unisco a loro. Io mi unisco a loro perché l'unico modo per fare i forti barbari è unirmi a loro, perché sennò da solo, cioè da solo non posso attaccare intanto. E poi fammi vedere questo qua, uno, uno, ok. Adesso cambiamo l'arciere e mettiamo Pelagio, la tiratrice si chiama, e mettiamo Pelagio.
andiamo ad attaccare il forte barbaro. Io faccio così praticamente, attacco il forte barbaro, uno per, visto che ho due cose di esercito, uno lo so per i forti barbari e l'altro quando riesco anche questo qua, perché magari non lo sto utilizzando per fare i forti barbari, ogni tanto faccio qualche missione, qualche attacco a barbari, perché appunto devo salire di esperienza, quindi mi servono anche i barbari e li sto facendo. Infatti adesso vediamo nei comandanti. Ho Centurione a livello 47 e nello scorso episodio penso l'avevo 45, quindi ho fatto due livelli e sto per fare un altro livello. Mi manca 200.000 esperienza circa e lo sto facendo comunque. Poi abbiamo Gaio Maglia 27, Tiratrice al 27, Lancia Dagger al 26 e Custode della Città al 16. Vi sto parlando di quelli che sto utilizzando, a parte comunque Pelagio che lo sto utilizzando per fare gli attacchi ai accampamenti dei barbari, perché appunto ai forti barbari, perché appunto essendo epico è un po' più forte di uno verde al 27, quindi lo sto utilizzando. Poi dopo quando anche la tiratrice sarà passata al livello non lo che ne so 40, allora posso utilizzare anche lei, però per adesso diciamo utilizziamo quello viola, quello verde centurione, perché ha il 47, quindi quello più alto che sto livellando e sto portando al massimo. Così almeno ho quelli verdi al massimo, perché quello che vi consiglio io è di portare prima quelli verdi, perché quelli verdi richiedono meno roba, meno esperienza e quindi sono molto più facili da portare su. Poi dopo gli altri naturalmente qua sono 4 al 10, i blu. Il blu è al 10, a parte Gaio Maglio che è al 27, che sto livellando perché appunto sto ricevendo un sacco delle sue teste. Infatti vedete che ho 5-5-5 e potrei già livellarlo altre due volte con questa abilità. E ho già 130 teste blu, quindi posso livellarlo, portarlo al massimo, quindi devo sbrigarmi a portarlo altre 30. Infatti sto facendo barbari, sto facendo forti barbari e sto facendo tutto quello che serve per migliorare il prima possibile, per portarvi questi progressi. Adesso vedete che dovrei ascoltare i dialoghi dei comandanti per prendere la loro fiducia, perché più tu ascolti i loro dialoghi, più prendi la fiducia, la loro fiducia, perché li ascolti, li controlli e ci parli comunque. Poi, allora, adesso cosa devo mostrarvi? Cosa devo mostrarvi? Adesso, vabbè, cioè, cosa volete vedere? Vediamo i miei attacchi, i miei guadagni che sto facendo. Buff del regno. Ok, buff del regno puoi anche tirarlo via. Alleanza, va bene, l'alleanza sta conquistando tutto il territorio. La raccolta sto facendo queste cose qua e poi sto facendo i forti barbari insieme all'alleanza, perché senza l'alleanza non posso farli. Questo qua è una sconfitta. In questa abbiamo perso. Vittoria. E la vittoria cos'è? Tre libri. Ecco, perfetto. Vedete, tre libri. Ma non sempre vi sganciano i 3-4 libri che dovrebbero sganciarti. Andiamo a vedere anche questo. Vediamo. Tre libri anche qua. Ecco, fortunatamente stavolta mi sta dando tre libri, perché adesso vi faccio vedere quanti ne ho, perché non ne ho moltissimi, non ne ho moltissimi, ne ho 52, qua 52, e vabbè, poi per potenziare il castello al 7 servono 30 libri, quindi più andiamo avanti più libri ce ne vogliono di più. Infatti per livello 6 ce ne volevo 20, adesso per livello 7 ce ne voglio 30, quindi sempre di più. E poi ne arriveranno, cioè dovrei arrivare a un punteggio incredibile se devo andare avanti tantissimo. Quindi è per questo che magari dopo un po' gli episodi sembreranno un po' ripetitivi, magari non c'era niente da fare, aprirò qualche forziere, infatti anche adesso apriamo qualche forziere, infatti lo apriamo. Però andiamo a vedere le missioni, perché voglio vedere se, ecco, infatti c'è questo da prendere. Perfetto, sentiere di guerra, chiave. Vedete, le chiavi le prendo così, le prendo con le missioni o con quelle giornaliere. E ho preso quasi tutte le ricompense, a parte questo che appunto servono 10.000 e vabbè, non ci arrivo oggi, quindi è da fare.
da fare, e semplicemente qua vedete 2 giorni, 5 ore, 5 minuti, 16 secondi. E ogni mezzanotte mi resetta il punteggio e io devo rifare nuove missioni. Naturalmente però mi daranno sempre le chiavi, presumo, quindi avrò tante chiavi da aprirvi. Adesso vi faccio vedere che nello scorso episodio abbiamo aperto dei forzieri e ho trovato Cao Cao. Cao Cao è buono per chi usa la cavalleria, oppure per fare i barbari. Talenti, fammi vedere. Mantenimento della pace. Questo comandante eccelle nella sconfitta di barbari e altre unità neutrali. Quindi per i barbari buono. Per la mobilità, infatti le loro caratteristiche sono scritte qua in alto, no? Rosso, giallo e blu. Sono 3 categorie per ogni comandante, quindi bisogna usare quelli che si possono usare di più. Tipo mobilità, a me non serve a niente. A me serve mantenimento della pace e cavalleria. Prima completo mantenimento della pace e poi uso cavalleria. Tanto io non uso tutte le esercite in cavalleria, quindi io uso un po' di tutto. Quindi usare una cosa che mi potenzia la cavalleria non avrebbe molto senso, visto che utilizzo tutti i comandanti, tutti le vari tipi di truppe. Cosa che adesso quel comandante lì non lo sto utilizzando, perché sto utilizzando quelli verdi, perché quelli verdi sono più facili da potenziare, quindi avrò più possibilità di portare a livello massimo, sia come abilità, sia come stelle e sia come esperienza. Quindi faccio quello che riesco. 22.000 gemme abbiamo, che ogni settimana ne faccio almeno 7.000, no, 7.000, 700 se faccio tutte le missioni. Sempre se faccio le missioni, ovviamente, perché sennò devo sincronizzare, perché magari alcuni edifici dopo arriveranno, o alcune ricerche arriveranno appunto ad essere più lunghe, quindi devo sincronizzare uno con l'altro per avere la possibilità di prendere più gemme possibili, in modo da non dover shoppare. Infatti non shoppo perché non mi piace shoppare, e anche se comunque delle volte ho la voglia di farlo, però non lo sto facendo, quindi cioè bene così. Adesso andiamo a aprire i forzieri. Quanto stiamo registrando? 12 minuti e 17. Apriamo tutti i forzieri sperando che stia registrando. Ok, vediamo se abbiamo qualche nuovo comandante. Ancella dei draghi, perfetto, così posso andarla a potenziare. Adesso privilegio le cose verdi, poi dopo userò quelle blu, dopo quelle epiche e dopo quelle leggendarie, perché appunto dobbiamo fare le cose con gradualità. Dobbiamo cercare Tomo e Gozan. Dobbiamo fare le cose con certa gradualità, cioè prima le cose più comuni e dopo le cose più leggendarie. Tiratrice, perfetto, va bene, che mi va bene questo. Naturalmente se sono quelli leggendari, cioè ben venga, cioè non è che le disdegno, cioè anzi, cioè vi ringrazio. Ancella dei draghi, più 2. Andiamo ad aprire i forzieri, che ne ho trovati, ho ricevuto tante quelle chiavi che non immaginate, infatti abbiamo un sacco di forzieri da aprire. Vedremo cosa troviamo qua dentro. In quei grigi, vabbè, quelli dal 100 non è che si trovano poi tanto. Un centurione, buono, che è quello che sto potenziando di più. Il centurione è quello principale che vi sto portando. Appunto gli episodi chiameranno centurione 47 e castello al 6, tipo una cosa del genere. Appunto sarà questo il titolo, struttura della tiratrice. Naturalmente questi episodi vi sto registrando il sabato, cioè lo stesso giorno in cui vedete lo scorso episodio, quindi mi sto portando avanti appunto perché ci sono i progressi da farvi vedere. 3 di Gaio Mario, apriamo quelli dorati. Vai. 3 di Pericle e 2 di Bybars. Va bene. Quelli epici. 2 di Gozan e 2 di Cesare. Va bene. 3 di Centurione e 2 di Centurione. No, 3 di Lancillotto e 2 di Lancillotto. Stavo dicendo Centurione, ma Centurione è quello verde. È diverso. Federico I, 10 di Federico I, va bene, apri. Poi se vedo certi comandanti che appunto ho ricevuto troppe teste, comincio a potenziare un attimino anche loro in modo da poterli sviluppare con grande calma. 5 di Sandeonk, vedete escono le cose più importanti. Vediamo se riusciamo a sbloccare un comandante leggendario o epico, perché mi mancano quelli epici.
Quindi, vabbè, faremo le cose con gradualità e vedrete le cose con il senso logico che ci sono. Perché non vado a shoppare. Non mi piace shoppare, quindi di solito quando shoppo io mi sento in colpa, quindi non andrò a shoppare. Però, vabbè. Pericle per 10. 5 di Maometto 2. 2 di Ishida Mitsunari. E 2 di Giovanna d'Arco. Sbloccato Giovanna d'Arco. Vedete, ogni episodio me ne sblocchiamo un comandante, quindi è stato un episodio proficuo. Vabbè, comunque, dai, uno l'ho sbloccato. Un epico, ma l'ho sbloccato. Quindi 3 di Sarka e 2 di Tomogotan, perfetto. La cosa più ricercata in questi bauli è le teste. Sono le teste. 5 di Sarka, che sono quelle più pregiate, possiamo dire. 3 di Tutmosi III e 3 di Scipione l'Africano. Va bene. Vedete, sta registrando, sì. Ok. Perfetto, continua ad aprire. Budika. Va bene, 2 di Sarka e 2 di Tomagotan. Vedete, comunque quelli più bassi arrivano più spesso perché appunto sono meno difficili da trovare. Una stella leggendaria. Tanta roba, un'altra stella leggendaria e 3 lancillotto. Vedete che escono le cose qua con la sola gradualità. 2 Tamara di Giorgia, no, ne ho solo 2 praticamente di lei. 5 di Pericle. Interessante, Pericle me lo stanno dando abbastanza spesso. Belisario per 10 e Bjorn Ragnar. Ragnar Son 2, e quindi adesso posso portarlo a livello e posso sbloccarlo, quindi ho 2 epici sbloccati. 2 epici sbloccati, incredibile. Cioè, che progressi vi sto portando? 3 Budika. Sono tante chiavi che sto prendo, quindi 3, 5 di Sarka. Gaio Mario. Vedete perché sto sviluppando Gaio Mario? Perché mi esce abbastanza spesso. Poi quando non mi servirà più le sue teste, allora, cioè, vabbè, posso sviluppare anche gli altri. 3 di Pelagio. Vediamo se sblocco un altro comandante. 2 di Tomogotan. Mancano 2 chiavi, 2 di Mashashija e 2 di Matite delle Friandre. E 3 di Sarka. Ah, buono. L'ultima chiave di oggi, Carlo Martello per 10. Va bene, dai, abbiamo sbloccato 2 comandanti. Adesso vi faccio vedere che li abbiamo sbloccati. Vedete qua? Richiama Giovanna d'Arco e Bjorn. Li devo sbloccare, ma non lo farò. Lo facciamo adesso. Lo faccio Giovanna d'Arco e Bjorn. Perfetto, 2 epici, adesso faccio vedere quelli che mi mancano, che non si vedranno, semplicemente non, cioè, sono scuri, però faccio vedere che mancano tutti questi da sbloccare, quindi ce ne sono tantissimi da sbloccare. Ci manca questo, ci mancano quelli viola, ne mancano solo 3, e l'Oar ce l'ho a 9 su 10, quindi ne mancano pochi epici. 3 epici da sbloccare e tutti i leggendari che mancano. Infatti vedete che quei leggendari sono più difficili da trovare, quindi è più difficile che li sviluppate al massimo. Soprattutto trovare le loro teste, cioè diventa impensabile praticamente, quindi bisogna fare quelli verdi. È quello che vi consiglio di fare, quelli verdi. Quindi va bene, dai. È stato un episodio proficuo perché abbiamo trovato 2 nuovi comandanti. Qua devo riparare le truppe perché si sono sfaldate. Perfetto. Fa vedere raccolta sconfitta. No, questo è quello vecchio. È 3 ore fa. No, questo è vecchio. Ancora non me lo fa vedere il nuovo messaggio. Però dovrei aver affrontato i forti barbari. E quindi mi dovrebbe essere arrivata un'altra ricompensa. Proprio arriverà questo tempo, cioè, insomma, che cioè, arriverà quando avrò finito di affrontarlo. Lo sta affrontando adesso. Lo sta affrontando adesso. 19:51. Fammi vedere.
Se carichi magari è meglio. Ok, vedete, lo stiamo affrontando con la squadra, perché abbiamo, questi qua dobbiamo farli per forza con la squadra. E lo stiamo affrontando, quindi vabbè, dopo vedrò se sono usciti 3 libri. Almeno 3 libri, poi dopo posso uscire anche 4-5, ma deve essere davvero fortunato perché tu li possa trovare. E quindi va bene, dai, io comunque vi invito a lasciare un like, apprezzate questi video che vi sto portando, perché vi sto portando con tanto impegno, perché tengo le chiavi per i video, mi potenzio tanto perché vado ad attaccare spesso i barbari, i forti barbari, e quindi sto facendo progressi, però li sto facendo con una certa velocità, perché appunto devo fare un edificio al giorno, e per se no non prendo le ricompense, quindi devo andare con la giusta velocità. Va bene, dai, allora io vi invito a lasciare un like, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete, e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!